vecchio è forse la persona che più conosce Velia al mondo, e quindi nel nostro interesse di portare le persone più brave su determinati argomenti abbiamo deciso di farlo venire. Lui è stato gentilissimo ad accettare il nostro invito e non solo, ci ha detto che verrà anche altre volte, perché questa volta parleremo della storia, di come Velia sia stata fondata. Velia è la città pure dove hanno trovato la stele che parla di Parmenice. E quindi speriamo di averlo prossimamente, più verso l'estate, quando apriranno gli alberghi, in modo tale da vedere le immagini che oggi purtroppo non possiamo dare. Ringrazio e grazie a tutti di essere su Positano News, di vedere queste interviste, queste conferenze organizzate dall'Istituto di Cultura Torquato Tasso. Grazie. Buonasera a tutti e grazie innanzitutto al dottor Russo e a tutto l'Istituto di Sanità per l'invito, gradevolissimo, perché è sempre piacevole tornare ovviamente a Sorrento, ma poi anche in questa occasione insomma fa ancora più piacere. Quindi grazie innanzitutto per questo. Il titolo, come avete visto, è Velia, la città di Parmenide, perché Parmenide, il filosofo, che è uno dei più importanti filosofi presocratici, quanti voi conoscete, era appunto nato in questa città, che è nota a tutti col nome di Velia, ma è il nome che la città assume in età romana. Il nome greco della città era Elea, che è la derivazione di un nome ancora più antico che era Uele, qualcosa del genere, perché in greco c'era una lettera, il digamma, che poi è scomparso, che dava questo suono V, quindi era qualcosa come Uele, da cui forse poi è derivato qualcosa come Uelea, quindi Elea. Questa lettera è scomparsa, quindi Velia in età romana, perché sappiamo che i romani non dicevano vinum ma uinum, non dicevano vita ma uita, quindi loro non dicevano Velia ma dicevano Velia, no? Forse Uelia addirittura. Quindi sembrano tre nomi diversi, in realtà sono tre esiti di un'evoluzione di uno stesso nome. Velia, la greca Elea, la patria appunto di Parmenide, e di Zenone, l'altro importante filosofo, suo allievo. Probabilmente ce n'erano forse anche altri appartenenti a questa scuola, sono i due nomi che noi conosciamo, quelli di cui in qualche modo è sopravvissuto qualche cosa. Possiamo immaginare che Parmenide sicuramente avrà avuto altri discepoli. Dove si trova la città? La città si trova, come dice un geografo antico, in un golfo contiguo a quello dove si affaccia la città di Sorrento. Non la città di Sorrento, ma diciamo la penisola sorrentina, perché la città di Sorrento si affaccia sul Golfo di Napoli. Ma la penisola sorrentina delimita il Golfo di Napoli da quello di Poseidonia. E a sud di Poseidonia c'è un altro promontorio che questo geografo di età augustea, si chiama Strabone, dice che dopo Poseidonia c'è un promontorio che è opposto a quello delle Sirene, cioè è un contropromontorio, il termine greco è antacroterion, cioè il promontorio opposto a quello delle Sirene sarebbe l'attuale Punta Rigosa, delimita il Golfo di Posidonia, e dopo Punta Rigosa, dice Strabone, c'è un altro golfo dove c'è la città di Elea. Quindi in qualche modo, no, la geografia è fatta in questa zona di golfi contigui, quello di Napoli, quello di Posidonia delimitato dalla penisola sorrentina e poi quello di Elea che è delimitato dall'attuale Punta Rigosa. Quindi Velia si trova un po' più a sud di Punta Rigosa, cioè un po' più a sud di Pestum, nell'area dell'attuale comune di Ascea. Sono luoghi che probabilmente molti conosceranno, ci saranno stati. C'è un parco archeologico che si può visitare. Questa città nasce intorno al 540 ad opera di greci che, giusto per semplificare, possiamo chiamare profughi, poi vediamo dopo che cosa intendo per profughi, tra virgolette, i quali avevano lasciato la loro città che era sulle coste dell'Asia Minore, si chiamava Focea, perché era stata conquistata dai persiani. E quindi questo gruppo di focei che lascia la propria patria, per motivi di carattere soprattutto politico, dopo una serie di peripezie arriva a insediarsi sulle coste di questa regione che oggi, come sapete, chiamiamo Cilento, conoscete tutti, anche Parco Nazionale, e che in età romana era Lucania, perché
il già Pestum è Lucania, il fiume Sele è il confine tra la Campania e la Lucania, e che chiamata Lucania in età romana, e che i greci invece chiamavano Enotria, il paese degli Enotri. Quindi questo gruppo alla fine, dopo una serie di peripezie, arriva a insediarsi in questa città, e adesso cercheremo di seguire questo racconto. Quindi lo scenario in cui si inserisce la nascita di questa città è uno scenario che vede una serie di vicende politiche che riguardano da una parte l'Asia Minore, cioè l'attuale Turchia, dall'altra riguardano il Tirreno. Il Tirreno in età arcaica è un mare solcato dalle navi greche, non solo quelle di Focea, ma anche quelle di altre città della Grecia, delle isole, per esempio le navi che partivano dall'Eubea, dalla città di Calcide, che poi fondato l'insediamento di Pitecusa, cioè Ischia, e poi quello di Cuma. È un mare solcato dalle navi greche nel corso dell'VIII, del VII, nascono degli insediamenti, però è anche un mare dove la presenza greca si interfaccia con quella degli Etruschi e con quella dei Cartaginesi, che avevano insediamenti in Sicilia. E proprio questa commistione, diciamo, di interessi tra greci, etruschi e cartaginesi determina una situazione dalla quale poi scaturisce la nascita di questa città, che adesso cercheremo di raccontare. Questo è un po', diciamo, un po' la sintesi di quello che diremo. Ora, quando noi andiamo a proporre una ricostruzione di vicende di età antica, come in questo caso, parliamo di fatti della metà del VI secolo, 550-540 a.C., come facciamo a ricostruirli? Come si fa per ogni periodo storico? Ovviamente sulla base delle fonti, solo che chiaramente per questi periodi un po' più antichi rispetto ad altri, le fonti a disposizione non sono moltissime, sia scritte sia archeologiche. Nel caso dei Focei, cioè degli abitanti di questa città di Focea, che fondano appunto non solo Elea, Velia, alla fine di un lungo percorso, ma hanno fondato altri insediamenti. I Focei hanno fondato Marsiglia, l'antica Massalia. I Focei hanno fondato una città in Spagna, in Porion, sulla costa catalana. Hanno fondato un altro insediamento in Corsica, alla Lia. Quindi erano grandi mercanti e fondavano insediamenti che poi erano punti di appoggio per queste loro navigazioni. Nel caso dei Focei, noi siamo fortunati perché abbiamo una fonte importante che ci racconta la loro storia, ed è lo storico Erodoto. Erodoto vive nel V secolo, originario dell'Asia Minore, poi si sposta, vive ad Atene nell'età di Pericle, poi si sposta in Magna Grecia, quando Pericle in Magna Grecia fonda la colonia di Turi sulle coste della Calabria nel 440. L'opera di Erodoto, lo sapete, è dedicata al racconto delle guerre persiane. Nel primo libro di quest'opera, Erodoto inserisce un excursus in cui ci racconta le vicende di questi Focei. Ora, perché lo fa? Cioè, perché Erodoto dà spazio a questa vicenda di Focei? Perché la vicenda dei Focei per Erodoto diventa un paradigma, cioè un simbolo. I Focei diventano per lui un po' il simbolo dei greci che, pur di vivere liberi, preferiscono addirittura abbandonare la patria e andare a vivere altrove, pur di non sottomettersi, perché in questo caso avrebbero dovuto sottomettersi ai persiani che avevano conquistato le loro città. Quindi Erodoto dà spazio al racconto di questi Focei nel primo libro, sono i capitoli da 163 a 167, per chi voglia leggerli, in maniera certamente sintetica, sintetizza un po' l'aspetto essenziale di questa vicenda, che per lui consiste nel fatto che ci sono abitanti di questa città, non sappiamo quanti, ma buona parte della popolazione, che ha preferito abbandonare la propria patria, le proprie case, pur di non sottomettersi ai persiani. Perché in realtà Erodoto vede in questo conflitto tra greci e persiani, o Medi, come chiamavano molto più frequentemente i greci, vede un conflitto tra due mondi, tra due concezioni della vita e del mondo. Da un lato gli asiatici, i persiani, gli asiatici che sono abituati a vivere da sudditi, hanno sempre vissuto da sudditi, dall'altro i greci che invece sono abituati a vivere da liberi nelle loro città. E quindi in questa, diciamo, contrapposizione i Focei diventano un po' un simbolo nel racconto di Erodoto, e questo è il motivo per cui Erodoto dà spazio al racconto di questi Focei. Certamente non è un racconto né completo, né analitico, né dettagliato, perché si capisce confrontandolo con altre fonti che sono aspetti che Erodoto non racconta e che noi conosciamo però da altre fonti.
Ora, che cosa succede? Qual è lo scenario? 545 circa, l'anticristo, l'impero persiano, Ciro II il Grande, conquista le città, conquista tutta l'Asia Minore, l'attuale, la penisola anatolica, no? L'attuale Turchia, dove c'è il regno di Lidia, un regno famoso presso i greci per le ricchezze dei re di Lidia, soprattutto Creso, l'ultimo di questi re, era famoso per le sue ricchezze, soprattutto per le ricchezze in metalli preziosi, in oro in particolare. Ciro quindi conquista questo regno di Lidia e la conquista non si ferma al regno di Lidia perché le operazioni continuano fino ad raggiungere la costa e quindi le città greche che si trovavano sulla costa, perché tutta la costa della penisola anatolica, ripeto, dell'attuale Turchia, è costellata di città greche, alcune famosissime come Mileto, Efeso, Focea, Smirne, Colofone, famosissime anche perché sono città molto importanti in età arcaica anche per, non solo dal punto di vista economico, ma anche e soprattutto dal punto di vista culturale, perché in queste città è nata la filosofia, i primi filosofi operano in queste città, Taleto a Mileto, Senofano a Colofone e così via. Pitagora a Samo, l'isola che sta subito proprio di fronte alla costa. Quindi i persiani, dopo aver conquistato il regno di Lidia, cercano di sottomettere queste città, alle quali chiedono una resa simbolica, cioè non vogliono evidentemente distruggerle, chiedono di arrendersi anche solo simbolicamente e di diventare però tributarie della Persia, cioè pagare un tributo alla Persia. Questo per i greci significava non essere più liberi, ma diventare da liberi cittadini. Da libere polis, diventare delle polis sottomesse all'imperatore persiano, al quale dovevano dare annualmente un tributo. Quindi discutono su che cosa fare, se appunto sottomettersi o fare altre scelte, e molte città, tra cui per esempio Mileto, che era una delle più importanti, se non la più importante in assoluto, decide di sottomettersi, cioè di pagare annualmente il tributo. Gli abitanti di due sole città, che non sono né le più grandi né nemmeno da tanti punti di vista le più importanti, fanno invece un'altra scelta. Le due città sono Focea, che prende nome dalle foche, che evidentemente quando nasce la città era ancora parte dell'habitat naturale. Focea si trova un poco più a nord di Smirne, l'attuale Izmir. L'altra città è Teos, che si trova un po' più a sud di Smirne, nella penisola di Karaburun. Solo gli abitanti di Teos e di Focea decidono di non sottomettersi ai persiani e di andare a vivere altrove, di spostarsi. E gli abitanti di Teos si spostano e vanno a fondare una colonia sulla costa della Tracia, cioè la parte settentrionale dell'Egeo, no? La costa della Tracia è quel tratto di costa che sta, diciamo così, tra Salonicco, la Calcinica e lo stretto dei Dardanelli, no? Dove c'è Filippi, la città legata appunto alla famosa battaglia, vanno a fondare una città in questa zona, gli abitanti di Teos. Gli abitanti di Focea invece che cosa fanno? Si spostano sull'isola proprio di fronte alla città, sull'isola di Chios, perché sanno che i persiani non sono interessati a conquistare le isole. In realtà tutte le potenze anatoliche hanno sempre mostrato poco interesse per il mare. Anche il regno di Lidia non arrivava alla costa, il regno di Lidia si manteneva all'interno e sulla costa c'erano città greche che interagivano con il regno di Lidia, c'erano scambi culturali, molte città greche erano governate da regimi aristocratici filolidi, c'era tutto uno scambio, a volte c'erano anche momenti di tensione, anche di guerre con Mileto, con Smirne, però tutto sommato queste città convivevano abbastanza bene col regno di Lidia. Che non era interessata come le altre potenze anatoliche a raggiungere il mare. Lo studioso americano Robert Lever ha detto che queste potenze anatoliche è come se fossero talassofobiche, come se avessero paura Paura di del mare. raggiungere il mare. I persiani invece raggiungono il mare, cioè le conquiste di Ciro arrivano fino alla costa anatolica, come poi arriveranno fino alla costa siriana, fino al delta del Nilo, cioè l'impero persiano raggiunge le rive del Mediterraneo. Gli abitanti di Focea, quindi dicevo, si spostano sull'isola di Chios perché evidentemente non vogliono sottomettersi ai persiani, però non vogliono nemmeno lasciare Abbandonare la quell'area, cosa. no? E quindi fanno questa scelta. Anzi, tentano di convincere gli abitanti di Chios a vendere loro delle isolette in modo da potersi insediare in questo luogo. Gli abitanti di Chios temono la rivalità con per motivi di rivalità commerciale, temono i Focei in quanto commercianti e negano loro la vendita di
cui a questo punto a loro non rimane fare altro se non spostarsi in Occidente, perché avevano già fondato una città in Corsica, avevano fondato Marsiglia sulla costa della Francia, avevano fondato Empolio sulla costa catalana, quindi decidono proprio di abbandonare l'Asia Minore e le aree, diciamo, vicine e spostarsi in Occidente. Quindi è una scelta molto più radicale, evidentemente anche molto più complessa, che non convince tutti gli abitanti di Focea, perché dice Erodoto, una parte torna in patria, presa dalla nostalgia, torna in patria. Loro, prima di partire, vanno anche a Focea, avrebbero fatto strage della guarnigione persiana, avrebbero anche giurato che mai più sarebbero tornati in patria, e il giuramento per sancire, diciamo, questo giuramento, avrebbero affondato nelle acque dell'Egeo un blocco di ferro, dicendo che così come quel blocco di ferro non sarebbe mai più tornato a galla, allo stesso modo loro non sarebbero mai più tornati a Focea. Partono però poi partiti, molti, dice Erodoto, colti dalla nostalgia, tornano indietro e quindi tornano a Focea. Quindi quelli che partono non sono ovviamente tutti gli abitanti di Focea, che sappiamo continua a vivere. Parte evidentemente solo un certo gruppo della popolazione, che possiamo tentare anche di capire quali fossero e perché. Erodoto ci presenta gli abitanti di questa città come grandi navigatori, cioè navigatori che partivano dalle coste dell'Asia Minore e andavano oltre lo stretto di Gibilterra, attraversando tutto il Mediterraneo, perché subito fuori lo stretto di Gibilterra c'era il regno di Tartesso, come lo chiamavano i greci, che era ricco di minerali. E quindi questi signori partivano con navi che sono le pentecontere, navi a 50 remi, di una lunghezza tra i 35 e i 40 metri, piuttosto strette, larghe sui 5 metri, che dice Erodoto sono navi da guerra più che navi da commercio, perché le navi da commercio erano di altro tipo, queste sono navi di forma stretta e lunga, insomma, no? Le navi da commercio erano un po' più, diciamo, tendenti a essere rotonde, per così dire, tondeggianti. Erano navi piuttosto adatte alla guerra, ma in realtà nel mondo greco-arcaico il commercio è un qualcosa che si sviluppa in maniera strettamente collegata alla pirateria, per esempio. Le azioni di pirateria non sono delle azioni disonorevoli, ma la pirateria è un modo per acquisire delle merci. I focei, lo sappiamo, erano anche piranti. Usavano quindi per commerciare queste navi più adatte, diciamo, ad azioni guerresche che ad attività commerciali. Navi che consentivano loro, dice Erodoto, di raggiungere l'Adriatico. Secondo Erodoto sono i primi greci ad aver navigato nell'Adriatico. E sarebbero i primi greci ad aver navigato nel Tirreno e arrivano fino all'Iberia e fino a Tartesso, questo regno oltre le colonne d'Ercole. Quindi grandi navigatori e grandi commercianti. Ed è per questo che gli abitanti di Chios rifiutano loro di cedere le isole perché si insediassero, perché erano dei potentissimi rivali commercianti. Loro perché in un primo momento cercano di restare lì, cioè non lontano da Focea, di insediarsi sull'isola di Chio, di non allontanarsi troppo, perché quella era, come dire, la testa di ponte di questi traffici commerciali, di queste reti commerciali, di rotte commerciali che partivano dall'Anatolia e raggiungevano Gibilterra attraversando tutto il Mediterraneo. Avevano sviluppato, diremmo oggi, un network commerciale, cioè una rete di commerci lungo queste rotte che poi lungo le quali poi avevano anche dei punti di appoggio, cioè probabilmente questi insediamenti che loro fondano, Massalia, Alalia, Emporion, sono evidentemente anche punti di appoggio lungo queste navigazioni transmediterranee che poi diventano degli insediamenti. I focei frequentavano tutti i porti del Tirreno, questo lo sappiamo, frequentavano anche Roma, frequentavano i porti etruschi del Tirreno, insomma sono grandi commercianti. Ma grandi commercianti probabilmente di merci altrui, cioè sono degli intermediari, perché oggi l'archeologia non ci mette in grado di capire quali fossero le merci che Focea, cioè non abbiamo, come dire, degli indicatori archeologici, diciamo in termini tecnici, che ci facciano capire che cosa Focea producesse e poi esportasse. Non c'è per esempio un tipo di ceramica tipicamente foceo, come sappiamo per esempio il Corinto, no? Perché Corinto è una città che produce un tipo di ceramica ben preciso e che si riconosce per tutta una serie di motivi e lo esporta in tutto il Mediterraneo e nel Mar Nero anche. Nel caso di Focea non abbiamo indicatori di questo tipo, probabilmente anche il territorio della città non fa pensare a
cose particolari che loro potessero commerciare, probabilmente erano degli intermediari, cioè veicolavano Vendevano, merci altrove. compravano e vendevano. Sì, compravano e vendevano, come dicevano stamattina, erano degli intermediari commerciali su rotte però su lunga distanza, che attraversavano tutto il Mediterraneo. Alcuni anni fa, beh, parecchi anni fa, 40 anni fa, nel 82, ci fu un convegno organizzato da Giovanni Pugliese Calatelli, che è stato uno dei più grandi studiosi del mondo antico, che era dedicato ai focei, si chiamava I focei dall'Anatolia all'Oceano, che è un titolo molto suggestivo perché rende molto bene l'idea Bene, di certo, queste degli navigazioni. spostamenti. Allora possiamo immaginare che la parte di popolazione che decide di lasciare Focea è quella parte di popolazione che evidentemente era attiva in questi traffici commerciali, che aveva interesse a tenerli in vita, ma a tenerli in vita non allontanandosi da quell'area, perciò tentano di insediarsi presso l'isola di Chio, perché si sarebbero semplicemente spostati dalla costa sull'isola, ma non avrebbero lasciato quell'ambito da cui questi traffici partivano. Alla fine lo fanno perché sono costretti, a Focea non possono stare, Chio non cede. Si riferisce ad altre cose, e questa decisione, diciamo, è un po' l'archecacon, cioè l'inizio delle sciagure, l'inizio dei guai, un'espressione che Erodoto usa per altri contesti. Perché? Perché insediarsi in Corsica, dove loro avevano già una città, Alalia, fondata 20 anni prima, insediarsi in Corsica significava disturbare sicuramente i traffici commerciali di Etruschi e di Cartaginesi. Ed è quello che accade. È vero che c'era sì un insediamento foceo in Corsica, Alalia, fondato già 20 anni prima, però è anche vero che questo insediamento evidentemente non aveva sviluppato una rete commerciale tale da dar fastidio ad Etruschi e Cartaginesi, cosa che invece farà questo gruppo di focei che arriva, perché loro arrivano, si insediano ad Alalia e dice Erodoto, dopo circa 5 anni, la tensione era arrivata al punto tale che ci fu uno scontro, ci fu una battaglia che Erodoto dice essersi svolta nelle acque del mare Sardonio. Dovremmo essere, diciamo, nelle acque tra la Corsica e la Sardegna, sul lato, diciamo, orientale di queste due isole, cioè sui lati più Davanti a specifici Stefano. la costa tirrenica, quindi questa zona di acque tirreniche tra la costa toscana, la costa della Corsica e la costa della Sardegna, ma in un'area più vicina appunto e alla Sardegna. Nelle acque del mare Sardonio, dice Erodoto, si sarebbe combattuta questa battaglia navale tra appunto focei, navi focee, 60 navi focee, e 120 navi nemiche, cioè 60 etrusche e 60 cartaginesi. In questo scontro, dice Erodoto, i focei avrebbero riportato una vittoria cadmea. È un'espressione che equivale a quella che noi siamo più soliti sentire adoperata, la vittoria di Pirro. Vittoria di Pirro è una vittoria, ma non ha conseguenze pratiche, diciamo, di grande utilità. Una vittoria di nome, ma non di fatto. Questi focei avrebbero riportato una vittoria cadmea, cioè una vittoria che in realtà era una vittoria perché secondo loro erano usciti vittoriosi da questo scontro, ma erano usciti con la maggior parte Abbastanza. delle navi che non erano più in grado di essere utilizzate. 40 le avevano perse, delle 60, e le 20 che rimanevano non erano utilizzabili. Quindi una vittoria, ma una vittoria, diciamo, più di nome che di fatto. E quindi a questo punto i focei che cosa hanno ben capito? Che non possono restare in Corsica, perché la rivalità con Etruschi e Cartaginesi ha fatto sì che avvenisse questo scontro, nel corso del quale vengono presi da parte degli Etruschi molti prigionieri di focei che vengono lapidati, questo secondo il racconto sempre di Erodoto, e quindi decidono di lasciare. Ora apro una piccola parentesi su questo racconto di Erodoto. È un racconto in qualche modo orientato, perché Erodoto vive circa un secolo dopo, cioè questi fatti si sono svolti circa un secolo prima del periodo in cui Erodoto scrive. Quindi Erodoto ha raccolto evidentemente informazioni, probabilmente informazioni tramandate oralmente, ha raccolto una tradizione orale, molto probabilmente. Erodoto vive l'ultima parte della sua vita in Magna Grecia,
Elea è in Magna Grecia loro dovrebbero aver raccolto notizie su questa vicenda, ma il racconto che lui ci presenta è un racconto che si qualifica come un racconto sicuramente di matrice focea, perché presenta questi focei come gli eroi coraggiosi che, sprezzanti del nemico, lasciano la patria e non si sottomettono. Sono quelli che hanno fatto il giuramento che non sarebbero mai più tornati e lo hanno mantenuto. Sono quelli che si scontrano con 120 navi, però ne escono vincitori. Insomma, per tutta una serie di motivi si Un po' di capisce che è un parte. racconto elaborato in ambito foceo che tende a mettere in risalto alcune cose. Si capisce anche che è un racconto che, come ha scritto uno studioso francese, Michel Barthes, è ricco di silenzi, cioè ci sono delle cose che Erodoto non dice, ma che noi sappiamo da altre fonti. Da altre fonti sappiamo che quando i focei scappano da Focea, non tutti vanno in Corsica, ci sono altri gruppi di Focea che vanno a Massalia. Questo Erodoto non lo dice, forse perché la matrice, la fonte del suo racconto, tendeva in qualche modo a oscurare, a mettere da parte Massalia e a non parlarne. Quindi è un racconto che noi dobbiamo analizzare tenendo conto di una serie di cose, no? Non possiamo prendere le informazioni di Erodoto così come sono. Dobbiamo tenere conto che probabilmente è un racconto elaborato in ambito foceo, che lui ha raccolto in Magna Grecia, quindi è un racconto orientato in una certa direzione. Per esempio, curiosamente, si sofferma sui prigionieri focei presi dagli Etruschi, che gli Etruschi massacrano lapidandoli, però no, i focei escono vincitori, ma per esempio non si parla dei prigionieri etruschi, che è pure una cosa, tanto per dire, sospetto di questo racconto, no? Quindi è un racconto che va, diciamo, analizzato tenendo conto di questi aspetti. Quindi dopo questa vittoria cadmea, come dice Erodoto, lasciano la Corsica. Che fanno? Dove vanno? Non possono tornare a Focea, questo è chiaro, tanto sono vincolati da un giuramento e forse non sono più nemmeno interessati a tornare a Focea, si rifugiano presso lo Stregio, una città che era stata fondata dai Calcidesi, venivano da Calcide, dell'Umbria, gli stessi calcidesi che avevano fondato Cuma, avevano occupato con due città, Reggio e Zancle, che poi diventa Messana e Messina, avevano occupato lo stretto in modo da garantirsi le rotte verso il Tirreno, quindi verso il Golfo di Napoli, dove c'erano gli insediamenti di Pitecusa e di Cuma, e poi dopo anche di Neapolis. Perché vanno a Reggio? Questo non lo sappiamo, Erodoto non ce lo spiega, cioè non dice perché scappano dalla Corsica e vanno a Reggio. Si fermano, non sappiamo quanto tempo, a Reggio, dove possiamo immaginare che siano avvenute, come dire, delle trattative, dove è avvenuto, non so, forse un incontro tra esponenti di città che in quel momento controllavano quest'area del Basso Tirreno, questi focei, e farli andare ad insediare dove poi di fatto andranno. Perché Erodoto dice che, fermatisi a Reggio, lì avrebbero incontrato un uomo di Poseidonia, una cosa molto, molto generica su cui si è molto discusso, però questo uomo di Poseidonia avrebbe avuto un ruolo chiave nella vicenda. Poseidonia è la città che poi diventa Pestum in età romana e che in questo momento, siamo intorno al 540, già esisteva da circa 60-70 anni. Quindi in quel momento le città che, come dire, gravitavano sul basso Tirreno erano sicuramente Reggio, che controllava una parte sicuramente del basso Tirreno, molto più a nord Cuma, sicuramente, ma c'era anche Poseidonia che si affaccia, come sapete, sul Tirreno. Forse sono Reggio e Poseidonia che fanno un po' da mediatori per trovare una soluzione, una sede per questi focei. Perché Erodoto dice che un uomo di Poseidonia, che era lì a Reggio, avrebbe indicato la soluzione ai focei, dicendo loro che quando i focei avevano ricevuto l'oracolo, che aveva l'oracolo di Delfi, cioè tempo prima, l'oracolo di Delfi aveva indicato a questi focei di fondare una città. L'oracolo era questo, due parole, fondare Cirno, Ctesai Cirno. Fondare Cirno. Loro che cosa avevano fatto? Cirno era il nome della Corsica. Avevano inteso l'oracolo nel senso che avrebbero dovuto fondare una colonia in Corsica. E lo avevano fatto, avevano fondato Alalia. L'uomo di Poseidonia dà un'altra interpretazione
interpretazione di questo oracolo. Dice Fucei, voi avete sbagliato a interpretare l'oracolo, perché l'oracolo, quando diceva fondare Cirno, non intendeva dire che voi dovevate fondare una città nell'isola di Cirno, ma intendeva dire che dovevate fondare un culto in onore dell'eroe Cirno, che Cirno è un eroe figlio, uno dei figli di Enete. Cioè, da una interpretazione diversa di questo oracolo, svincolando, diciamo, i Focei, dando rapporto con la Corsica e, come dire, rendendoli liberi di andare a insediarsi da qualche altra parte. E guarda caso, il posto dove loro vanno a insediarsi è poco più a sud di Posidonia, no? Elea è poco più a sud di Posidonia, i territori delle due città sono divise dal promontorio di Punta Licosa che divide i due golfi. Elea è nei pressi della foce del fiume Alento, non è molto lontana da Posidonia, quindi è come se Posidonia avesse voluto in qualche modo, attraverso l'interpretazione di questo oracolo, come se avesse voluto un po' orientare, no, questi Focei ad andare ad insediarsi in questa zona che presentava il fiume, quindi acqua dolce, la foce del fiume è anche possibilità di approdo, c'è una piccola pianura, c'è un promontorio dove ci si può insediare, ci si può difendere facilmente, però era una zona che fino a quel momento nessun altro gruppo di Grecia aveva occupato, quindi era libera, diciamo così, visto che i posidoniani conoscevano e che forse anche i Focei conoscevano, perché navigare nel Tirreno si navigava lungo coste, è chiaro che era una costa che in qualche modo anche loro conoscevano. Quindi arrivano in questa zona, dovremmo essere intorno al 540, che era priva di insediamenti. Cioè, non c'erano insediamenti precedenti, quindi dobbiamo anche immaginarci questo aspetto, cioè come si può articolare, come può, diciamo, nascere, strutturarsi, consolidarsi un insediamento in un'area in cui non c'è presenza. Ormai l'archeologia ci ha fatto capire che forse c'era stata la presenza sporadica di qualche cacciatore. C'era una presenza dell'età del bronzo, c'erano dei resti di capanna dell'età del bronzo, eccetera, eccetera, ma non c'è un abitato precedente dove loro possano essersi insediati, no? Quindi dobbiamo immaginarci che questi arrivano in un territorio dove non c'è nulla, cioè non c'è un'area coltivata, non c'è una città, quindi, come oggi si tende a dire, probabilmente nei primi momenti vivono in quelli che oggi definiamo accampamenti. Però dobbiamo anche immaginare il tempo che ci vuole per mettere la cultura presente in terreno. E quindi possiamo anche immaginare che forse Posidonia in qualche modo è stato un partner che li ha supportati da questo punto di vista, perché successivamente gli indicatori archeologici, per esempio le anfore e la circolazione delle monete, parlo del periodo successivo quando la città ormai si è stata fondata e consolidata, nei periodi successivi noi sappiamo che Elea praticamente commercia i prodotti di Posidonia, prodotti soprattutto agricoli, quindi probabilmente forse c'era, come dire, un partenariato tra le due città, no? Da un lato i Focei, abili navigatori, abili mercanti, dall'altra parte la città della pianura, del sele, con un'agricoltura ricca e fertile che produce e che quindi può anche esportare. La città ha bisogno ovviamente di un po' di tempo per strutturarsi, per consolidarsi, nasce come un insediamento di cui oggi conosciamo un nucleo sul promontorio, che oggi non si percepisce più come promontorio perché la linea di costa è avanzata, sembra una collinetta nella pianura, in realtà è la punta di un antico promontorio, e conosciamo un altro nucleo arcaico nella parte bassa vicino al mare. Tra l'altro molti di voi credo che abbiano seguito tra vari mezzi di informazione la recente scoperta archeologica che c'è stata sull'acropoli di Elea, uno scavo che ha riportato alla luce tratti di questo insediamento più antico, altri già si conoscevano, i resti di un edificio sacro, che forse il primo edificio sacro, molto probabilmente il primo edificio sacro costruito sul promontorio, che è poi l'acropoli della città. E tra l'altro i rinvenimenti hanno riguardato anche alcuni elmi, per cui si è pensato che probabilmente questi elmi e forse anche altre armature si è pensato che potrebbero essere messi in relazione. Gli archeologi che hanno condotto questo scavo hanno pensato di poterli mettere in relazione con proprio con lo scontro della battaglia di Alalia.
queste cose che vi sto raccontando sono state, come dire, recentemente anche alla ribalta in tutti i mezzi di informazione, i giornali e siti web, insomma, vari mezzi di informazione ne hanno parlato. La città occupa appunto questo promontorio, che poi magari in qualche altra occasione vedremo in diapositiva e poi mi auguro prima o poi anche dal vivo, e poi una parte in pianura. Successivamente c'è tutta una fase di trasformazione in cui la città poi si ingrandisce, si trasforma, diventa una città importante, ma oggi non tocchiamo questo aspetto anche perché c'è bisogno poi del supporto di immagini, sarebbe un po' complicato senza. Questi elmi erano come degli ex voto. Si è pensato a questo, sì, che fossero degli ex Quindi voto, un sì. tempio dove. Ho fatto benissimo perché ho messo. Sì, in genere nei santuari, come facciamo anche noi, venivano dedicati gli ex voto dopo scontri vittoriosi, magari. Sì, l'interpretazione che è stata data è stata appunto questa. Ovviamente lo scavo è ancora in corso, dovranno essere studiati, quindi ne sapremo sicuramente di più in futuro. Della nuova fase di vita della città, archeologicamente sappiamo, seguiamo un po' le varie fasi attraverso le quali la città si struttura, si organizza. Dal punto di vista della storia, sulla quale oggi ci soffermiamo, dal punto di vista della storia sappiamo poco delle prime fasi di vita della città. La prima cosa importante che sappiamo della vita di questa città riguarda il personaggio più famoso nato nel sud di questa città, cioè Parmenide. Parmenide, lo sapete tutti, è uno dei più importanti pensatori presocratici con la sua scuola, tra cui appunto sicuramente Zenone, non conosciamo altri nomi. Parmenide, secondo la tradizione, sarebbe nato subito dopo o poco dopo la nascita della città, quindi sarebbe figlio, diciamo, della prima generazione di greci, sarebbe figlio dei primi arrivati in qualche modo. Sono varie cronologie, comunque si può collocare poco dopo o subito dopo la nascita della città. È attivo nella prima metà del V secolo con la sua scuola. Sappiamo che, tra l'altro, come per tutti questi personaggi che noi chiamiamo filosofi di età arcaica, la filosofia comprende la totalità del sapere, quindi anche gli aspetti che noi indichiamo come politica. E nel caso di Elea, sappiamo che Parmenide diede le leggi alla città. Chiaramente una città che nasce ex novo ha bisogno di darsi delle leggi, come ha bisogno di darsi una organizzazione urbanistica, ha bisogno anche di darsi una organizzazione dal punto di vista, quindi, delle norme, delle regole da rispettare. E Parmenide sarebbe stato l'autore delle leggi, che fino all'età abbastanza tarda gli alleati rispettavano e sulle quali giuravano annualmente. Noi ovviamente purtroppo non le conosciamo. Forse anche insieme a Zenone, dice qualche fonte, era stato legislatore della città. Alla politica, agli aspetti della vita politica della città è legato anche Zenone, che Zenone è autore di una congiura contro un tiranno locale. Cioè, evidentemente a un certo punto non sappiamo bene per quali dinamiche si era sviluppata una tirannide, cioè la città viveva un momento in cui era governata da un tiranno. E Zenone è autore di un artefice, diciamo, di una congiura contro questo tiranno, anche se purtroppo la congiura viene sventata e Zenone avrebbe trovato la morte, appunto, come dire, come nella repressione che ha fatto seguito alla scoperta di questa congiura. Quindi l'attività di Parmenide, la sua scuola, l'attività di Zenone sono gli aspetti principali che noi conosciamo per la prima fase di vita della città. Molto opportunamente il dottor Russo nell'introdurre ricordava questa stele di Parmenide scoperta a Velia, che però è molto più tarda, è di età romana. In età romana, a un certo momento, la città vuole celebrare Parmenide. Celebra non solo Parmenide, ma celebra anche un gruppo di medici locali e li celebra con statue, con iscrizioni, con quelle che si chiamano erme, cioè l'erma è un pilastrino di 1 m, 1,20 m quadrangolare e in C, sulla sommità, in genere è posta una testa di gatto. Ne conosciamo diverse a Velia di queste erme in onore di medici, ma
c'è una eretta in età romana nel primo secolo, in età Giulio-Claudio, quindi all'inizio del primo secolo d.C., ce n'è una eretta anche in onore di Palmenide, che viene ricordato con due appellativi che sono un po', come dire, per noi difficili da interpretare e sui quali gli studiosi hanno a lungo discusso, si discute ancora, perché Palmenide è ricordato come Uliades e Fusicos. Uliades fa pensare ad Apollo Ulios. L'Apollo Ulios è l'Apollo medico, l'Apollo della medicina. Quindi qualcuno ha voluto vedere, io credo molto opportunamente, un legame di Palmenide con la sfera, diciamo, della medicina. A Uliades si accompagna l'appellativo di Fisico. Fusikos, che si potrebbe intendere come colui che si occupa della physis, cioè della natura, come capita per tutti i presocratici. Però si dà il caso che Fusikos sia anche un termine che è sinonimo di medico, o meglio, indica in qualche modo La qualcuno medicina. che si occupa della pratica medica. Questo lo sappiamo da iscrizioni ateniesi e lo sappiamo da un'iscrizione bilingue, un po' più tarda, in cui c'è lo stesso testo riportato, un'iscrizione funeraria per un medico, c'è lo stesso testo che è riportato sia in latino sia in greco, e il termine greco che corrisponde al latino medicus è physicos. Quindi per tutta una serie di motivi possiamo immaginare che sia il termine Uriades sia il termine physicos vogliano in qualche modo farci capire che c'era, almeno nell'ottica di chi nel primo secolo d.C. ha voluto questa celebrazione, c'era un collegamento tra Parmenide e l'ambito della medicina. Che poi non è una sorpresa perché questi personaggi arcaici che noi chiamiamo filosofi, Si in realtà si occupavano. occupavano di tutto, no? Di tutto il sapere. Poi sappiamo che in effetti c'è una pratica medica ad Elea, che ci sono iscrizioni che ricordano medici locali, no? Quindi qualcuno ha parlato di una vera e propria scuola di medicina. Non abbiamo riscontri, nel senso che non abbiamo traccia di elaborazione teorica, non abbiamo traccia di scritti di questi medici. Non sappiamo se fosse solo un gruppo di medici che praticava la medicina o se ci fosse anche elaborazione teorica, ci fossero anche degli scritti. Questo, ripeto, è un aspetto che è documentato per il primo secolo d.C., quando vengono celebrati questi medici, quando viene celebrato Parmenide, però tanti aspetti ci fanno pensare che molto probabilmente questo collegamento tra Parmenide e la medicina è un collegamento valido ed è un collegamento che persiste nella tradizione, perché a un certo punto questo legame di Parmenide con la medicina riaffiora araba medievale tra X e XI secolo, quando ci sono alcuni autori arabi che scrivono vite di filosofi, scrivono anche vite di alcuni medici, e nelle vite di alcuni medici, nella vita di Galeno, per esempio, è riportato l'elenco dei medici, diciamo, più importanti, più famosi, e al quarto posto troviamo Parmenide in questo canone di medici. Quindi forse questa tradizione antica persiste e arriva fino al mondo arabo. Quindi possiamo immaginarci una scuola di Parmenide che probabilmente, come poi sarà per esempio con quella di Pitagora, si occupa di, come era stata con quella di Pitagora, come era stata prima con quella di Pitagora, una scuola che probabilmente si occupa di tutti i rami dello scibile, del sapere, possiamo dire, no? Sappiamo che Parmenide aveva composto un poema del quale possediamo solo alcuni frammenti. Non riusciamo a farci un'idea precisa di tutte le sue teorie, peggio ancora per Zenone, del quale non rimane nulla, nessun frammento. Le teorie di Zenone sono note indirettamente da quello che raccontano altri filosofi, però possiamo immaginare che probabilmente in questa scuola di filosofia ci fossero interessi non solo verso la natura, verso tanti aspetti, e forse anche verso la medicina, non possiamo escluderlo. Dai frammenti che abbiamo non possiamo affermarlo, non abbiamo elementi sicuri, però non possiamo nemmeno escluderlo. Quindi sicuramente è una fase importante nella vita della città, questa in cui vive Parmenide, e sappiamo anche che Parmenide insieme a Zenone aveva effettuato un viaggio ad Atene. Era stato ad Atene
tra gli anni 60 e 50 del V secolo, quindi diciamo tra 460 e 450 più o meno. In questo periodo avrò effettuato un viaggio ad Atene, dove Zenone avrebbe, questo ce lo racconta Platone, lo racconta anche Plutarco, dove in occasione di questo viaggio Zenone avrebbe, diciamo, esposto le sue teorie, i suoi paradossi. Quindi deve essere stato un momento sicuramente molto importante per la vita politica e culturale della città. Questo è il momento in cui vivono Parmenide e Zenone, legislatori, anche se poi non sappiamo per quali dinamiche, in un certo momento, in questo contesto, nasce e si sviluppa la tirannide. Nella seconda metà del V secolo, quando Parmenide era già morto, quando è attivo Zenone, che è fautore di questa tirannide, in occasione della quale poi trova la morte come ritorsione da parte del tiranno. Quindi siamo tra 430 e 420 più o meno, quindi la seconda metà del V secolo a.C. E alla fine, verso la fine di questo V secolo a.C., si apre una fase nuova nella storia della città, che poi segnerà il periodo successivo non solo per Etea, ma per tutte le città greche della Magna Grecia, e cioè il rapporto con quella popolazione che i greci chiamano Leucanovi, cioè Lucani. Perché iniziano dei conflitti e le fonti ci dicono che gli Eleati avevano sostenuto dei conflitti contro i Poseidoniati, gli abitanti di Poseidonia, e contro i Lucani. E da questi conflitti erano usciti vincitori non tanto per la superiorità numerica né per la superiorità territoriale, ma erano usciti vincitori grazie alle buone leggi date alla città da Parmenide. Probabilmente è un modo per farci capire che queste buone leggi evidentemente davano alla città un assetto tale che garantiva, possiamo dire, non so, stabilità, compattezza, che rendeva la città in grado di potersi contrapporre sia ai Poseidoniati sia ai Lucani, contro i quali erano appunto risultati vincitori. Ma poi nel periodo successivo la città, vediamo da diversi punti di vista, che forse dopo questa prima fase conflittuale con i Lucani, che si è proprio concretizzata in uno scontro, come la tradizione ci fa capire, forse si entra successivamente in una fase nuova, in cui la città forse più che contrapporsi instaura una forma di dialogo, di interazione con queste realtà, con queste popolazioni lucane che abitavano la regione, perché poi siamo in un periodo un po' più tardi, siamo nel terzo secondo, per esempio noi in città abbiamo delle iscrizioni funerarie, quindi degli individui morti e sepolti ad Elea, che però hanno nomi che sono di origine osca, cioè Quindi lucana perché è un osco, no? C'è un Brictios, c'è una Pachia, quindi evidentemente sono elementi di origine osco-lucana che si sono integrati nella comunità locale. D'altra parte, i focei, fin dall'origine, come dice Erodoto, sono navigatori e commercianti. Chi naviga e naviga per commerciare, soprattutto, ha tutto l'interesse a interfacciarsi con le altre realtà e a stabilire rapporti, come dire, di apertura, non di chiusura. E questa è la tradizione per i focei, ce lo dice quando ci parla delle origini, per esempio, di Marsiglia o di Lampsaco, che è una colonia focea sullo stretto dei Dardanelli. Sia per l'una che per l'altra città, la tradizione dice che erano arrivati dei gruppi di focei in queste zone e hanno stabilito rapporti di filia, cioè di amicizia con la popolazione locale. Erano diventati amici del re locale e poi era nato il matrimonio tra uno dei focei e la figlia del re locale, che è un modello che noi conosciamo benissimo, è un modello che riguarda anche il racconto di Enea, insomma un modello che riguarda tanti racconti coloniali e non. Però sono racconti che ci fanno capire come evidentemente questi focei avessero un po' nel DNA, come dire, la capacità di sapersi interfacciare, sapersi rapportare a realtà anche molto diverse, no? Qui andiamo Adattarsi. dall'Anatolia al modello di Tartesso, perché anche a Tartesso hanno stabilito buoni rapporti con il locale. Il re di Tartesso, che si chiamava Arcantonio, aveva addirittura invitato i focei a stabilirsi presso di lui, ma non avevano voluto abbandonare la patria, e
quindi non avevano accettato questo invito di Antonio. Quindi tutta la tradizione li presenta costantemente come grandi venditori, abili mercanti e commercianti che intessono buoni rapporti con le realtà con le quali si interfacciano, appunto potrebbe essere diversamente, fino al punto tale da insediarsi in questa realtà, addirittura su invito, no? Del re locale stesso. Questo accade anche con Massalia, dove uno dei Focei sposa la figlia del re locale, quindi lascia la città e così via. Possiamo immaginare che questa capacità l'abbiano, come dire, conservata, e che forse anche rispetto al mondo osco-lucano fanno la stessa cosa, perché Elea è una delle poche città che non cadono nelle mani dei Lucani. Posidonia cadrà nelle mani dei Lucani. La Campania cadono nelle mani dei Sanniti, le città greche della Campania. Napoli e Elea sono tra le poche città che mantengono Dipendenza. la loro fisionomia di città greche ancora fino a un periodo molto tardi. Napoli si userà greco ancora nei viene occupata, non viene, come dire, lucanizzata, per così dire, un termine orrendo, ma che spesso viene utilizzato. Ma per questo perché, cioè, i lucani non prendono politicamente il controllo della città, la città non è governata da lucani, non cade nelle mani dei lucani. Questo forse perché loro hanno stabilito con i lucani un rapporto di tipo diverso, hanno interagito in maniera diversa, perché noi abbiamo una serie di indicatori archeologici che ci fanno capire che nel territorio della città si sono insediati gruppi di lucani. Alle porte della città ci sono piccoli insediamenti che gli aspetti archeologici, per esempio le tombe a camera, che sono del tutto simili a quelle tipiche dei Lucani, ci fanno capire che probabilmente sono gruppi di Lucani che si sono insediati nel territorio della città. Evidentemente instaurano un modus vivendi con questa realtà che garantisce alla città di sopravvivere come città tipicamente greca, dalle istituzioni tipicamente greche, dalla lingua greca che viene tenuta fino a tardi e così via. Posidonia a un certo punto non si usa più greco, si usa l'osco. Posidonia diventa lucana, viene occupata dai lucani, non si scrive più in greco, si scrive in osco. Poi dopo, beh, arriveranno i romani con la colonia latina e quindi arriverà il latino. La stessa cosa, e qui possiamo magari chiudere su questo aspetto, perché dopo la fase lucana, si apre per la città la fase romana, l'espansione di Roma, che porta Roma prima a prendere il controllo della Campania, dell'area sannitica, poi dopo la guerra Roma ha il controllo dell'Italia meridionale, però in quel momento Elea è già, come dire, entrata per tempo in contatto con Roma. Elea diventa una precoce alleata di Roma. Quindi ancora una volta la capacità di interfacciarsi con realtà con cui bisogna necessariamente confrontarsi. Sappiamo che aveva stretto un patto di alleanza con Roma, probabilmente dopo quello di Napoli, dalla fine del IV e gli inizi del III, e sappiamo che diventa un'alleata preziosa per i Romani, perché fornisce le navi ai Romani, è uno dei soci navales durante le guerre puniche, e fornisce appoggio navale durante le guerre puniche, fornisce le navi, e questo suo sapersi avvicinarsi e interfacciarsi con i Romani, un'alleanza con i Romani stretta molto molto presto, le garantisce poi un'apertura verso traffici commerciali in tutto il Mediterraneo, nel momento in cui Roma comincia a proiettarsi in tutto il Mediterraneo, soprattutto verso il Mediterraneo orientale, e di fatto nel corso del secondo secolo, che diventa il più grande mercato del Mediterraneo, ritroviamo una dinastia di Eleati, una vera e propria dinastia di Eleati sono diversi gruppi, ma quello che sono attestati molti eleati, ma c'è un gruppo molto compatto che fa capo ad un capostipite che è Ermon, ed è una dinastia vera e propria di commercianti eleati presenti a Delo per almeno quattro generazioni. Questa proiezione, quindi su mercati principali, come quello di Delo, sicuramente è stata garantita ad Elea dall'amicizia con Roma, siccome sulla scia evidentemente degli amici, un'amicizia. Elea ha avuto poi dopo, insomma, ruoli significativi nella storia di Roma, perché Elea poi successivamente diventa una base navale per le operazioni di Ottaviano contro Sesto Pompeo nel 36. Quando in fuga verso la Grecia dopo l'uccisione di Cesare si ferma a Venere, dove si incontra con Cicerone, frequentava
Diventa un po' tra la tarda repubblica e il primo impero, tarda repubblica soprattutto, forse anche il primo impero, diventa un po' come dire un luogo, diremmo oggi, di soggiorno di personaggi Villaggiatori. eminenti delle elite macedoniche, Perseo, lottando in catena, facendo lo spirale in catena a Roma, eccetera, eccetera. Lucilio Paolo aveva trascorso, dopo la guerra condotta, un lungo periodo di soggiorno a Velia per curare da una malattia difficile, non sappiamo quale fosse, e si era recato a Venezia su suggerimento dei medici di Roma. Questo è un'altra delle spie che ci fanno capire che la pratica medica ad Elea non è un fatto che spunta fuori solo nel primo secolo d.C., ma Lucio Emilio Paolo è un altro che frequentava la città. Sono le poche notizie che emergono dalle poche fonti che abbiamo, ma ne viene fuori costantemente un importante rapporto della città con Roma, come con l'entourage di Augusto, alcune iscrizioni che riguardano personaggi dell'entourage di Augusto. Anche perché a sud di Miseno, Poteo e Napoli era uno dei porti principali, forse il principale. E quindi era anche importante come scalo portuale, una città che ha mantenuto sempre una grande capacità di marineria. E questo lo sappiamo non solo perché fornisce navi ai romani durante le guerre puniche, ma ancora prima, agli inizi del IV secolo, quando Caulonia, che è una città greca sulla costa ionica della Calabria, era assediata dal tiranno di Siracusa, gli Eleati portano soccorso delle navi. Nel soccorso di una squadra di navi. Sono marinai fin dall'origine, hanno navigato in tutto il Mediterraneo, quindi questa capacità evidentemente di avere a disposizione una grande marineria, non solo commerciale, ma anche e soprattutto da guerra. Abbiamo detto che le navi che normalmente utilizzavano l'età arcaica erano navi più da guerra che da commercio, costante, quindi hanno sempre avuto a disposizione una capacità, dobbiamo immaginare, noi non conosciamo archeologicamente questa realtà, non conosciamo il porto, non conosciamo l'arsenale, non conosciamo Darsene, ma la tradizione ci fa capire che probabilmente è una città che aveva una lunga tradizione di marineria, che viene l'età poi almeno di Augusto, è una costante, e l'altra costante è sicuramente la capacità di sapersi rapportare di volta in volta alla realtà con la quale è costretta a confrontarsi, e forse anche al nemico di turno, come potevano essere i locali. No? Se qualcuno mi chiedesse di indicare, come dire, i tratti salienti del carattere di questa città, di questi focei, potrebbero essere forse questi. Cioè, il rapporto con il mare, i commerci transmarini, le La navigazioni città e la capacità di sapersi relazionare e interfacciarsi con gli altri, fino a instaurare un modus vivendi che garantisce alla città la sopravvivenza crescita. economica, commerciale, politica, garantisce l'autonomia, garantisce, nel caso del rapporto con i romani, garantisce alla città non solo l'uso della lingua, addirittura la possibilità di coniare moneta fino a tardi, no? Ormai già inserita nell'orbita di Roma. Bene, io credo che sia giunta l'ora di fermarmi e credo di aver, spero di aver, come dire, fatto sì che in voi nasca un po' la curiosità di conoscere meglio questa Meglio, città. perché conosciamo, però Credo che conoscere meglio. sia nata un po' spero sia nata un po' la curiosità di conoscere meglio questa città, la storia della città, e soprattutto di conoscerla, proprio come dei visi andandola a visitare, e spero ci sia una prossima occasione. Io vi ringrazio dell'attenzione. Posso chiederti se sono 59 arrivato? minuti ci sono stato. Perfetto. Dopo il periodo romano,